La Valle d'Aosta e le antiche origini, un eroismo poco conosciuto. Le zone alpine hanno visto insediamenti antichissimi già dopo l'ultima glaciazione, incisioni neolitiche sono state trovate ai piedi del forte di Bard, datate il 3000 a.C. Nell'antichità non aveva un nome, si chiamava come oggi Valle, passaggio tra monti e pianure, Aosta sarà giunta più tardi dai Romani. Eppure dall'antichissimo passato continua a risuonare un nome che pare rotolare tra i sassi e i ghiacci, Salassi, Salassi. È l'eco di un fiero popolo che l'abitò migliaia di anni fa e resistette più di ogni altro ai nemici. Penso che abbia lasciato un segno indelebile nel cuore della Valle d'Aosta. Conosciamolo. Prima qui c'erano i Liguri, allevatori autoctoni dal 1000 a.C., poi secoli dopo scesero dal nord i Celti, guerrieri dai capelli rossi, artigiani del ferro. E le due etnie si fusero in un unico popolo misto, i Salassi, forse dal sale che commerciavano. Questi popoli dominarono la regione per quasi 1000 anni. Si stanziarono lungo il corso della Dora Baltea, dalle Alpi giù fino al Canavese Albiellese, erano chiamati popolo dei fiumi, e fondarono a sud una città, Eporedia, nome celtico, l'attuale Ivrea, che intorno al 100 fu poi romanizzata. All'origine però non era una vera città, era un conciliabulum, un ritrovo di cavalli e di carri, a indicare che qui c'erano tanti cavalli e molto commercio. La prima caratteristica di questi popoli sono i Valichi. L'ampia regione dei Salassi è situata in una profonda convalle chiusa da ogni parte dai monti, dice Strabone. Ecco la loro forza. E aggiunge Appiano, abitano sommità di difficile accesso, con passi stretti. E per questa situazione favorevole, i Salassi non solo avevano potuto difendere la loro indipendenza, ma preteso un pedaggio dai viaggiatori. Infatti facevano da guide, portatori per i viaggiatori e i mercanti in transito e questo pedaggio si chiamava Portorium. Pensiamo com'erano affascinanti i villaggi affacciati sugli strapiombi. Qui vediamo i resti di un villaggio dei Salassi. Dunque il Valico è solitudine e forza. E per questa fortunata posizione sulle vie di transito, molti vollero poi possedere questa regione nel corso dei secoli: Ostrogoti, Longobardi, Merovingi, Carolingi, Borgoni, Sabaudi e Francesi. E la valle passò più volte da un dominio all'altro, fu invasa, contesa, gli vennero stracciate le carte dei diritti molto avanzate che promulgavano. I Vallostani conobbero fin dalle origini dunque il dolore e l'orgoglio della difesa per l'autonomia. L'altra caratteristica era che i Salassi estraevano l'oro. Che ci fosse l'oro lo sapevano da millenni le genti che percorrevano la via dalla Val Padana a Rodano. Gli studi dicono che alcune stele sembrano provare la fondatezza dell'associazione di queste culture addirittura al mito di Giasone. Il vello d'oro altro non sarebbe che la pelle di un montone particolare attraverso la quale venivano filtrate le sabbie aurifere. E come facevano gli antichi a trovar l'oro? Scavando gli anfiteatri morenici e setacciando le acque dei fiumi dove i sassi dei monti cadevano, come oggi ancora l'Elvo, dando luogo a colline di pietre della Bessa, uno spettacoloso scenario sulla Serra di Ivrea. Coi Salassi diventa un lavoro estrarre l'oro, dice Strabone, il paese a miniere di cui i Salassi sono padroni. Era loro di grande aiuto il fiume Duria per il lavaggio dell'oro. Infatti avevano bisogno di molta acqua per lavare il metallo, tanto che deviarono gli emissari di un grande lago che anticamente stava tra Viveroni, Ivrea e Mazzè. E i Vercellesi si arrabbiarono per questo, avevano bisogno dell'acqua, tanto che più avanti si allearono coi Romani. E poi l'altra storia bellissima dei Salassi, la difesa. A un certo punto arriva il potere romano. Il primo attacco nel 166 a.C., ma fallisce e riprende il tentativo di conquista per arrivare alle miniere d'oro, al dominio sulla via delle Gallie con Appio Claudio, in una guerra che poi, tra alterne vicende, durò 100 anni, dal 143 al 25 a.C. 100 anni di eroismo dei Salassi.
Ebbero solo una sconfitta importante verso il 100 a.C., quando i Romani, alleati appunto coi Vercellesi, conquistarono il sud di questa regione, il Canavese e il Biellese, romanizzando Eporedia e estraendo poi loro dalla Bessa con migliaia di schiavi. Ma il territorio della valle restò indipendente e i Salassi se lo ripresero sempre. Dice per esempio Appiano: Vetere, ad esempio, li assalì con astuzia ed essi, costretti alla mancanza di sali di cui fan grandissimo uso, accettarono l'occupazione, ma appena partito Vetere rioccuparono i transiti alpini, beffeggiando le truppe di Cesare perché capissero che ogni loro tentativo sarebbe stato vano. Ma poi arriva l'anno drammatico, il 25 a.C. Augusto manda il console Terenzio Varrone, che riesce a piegarli definitivamente, e fonda sull'accampamento vittorioso Augusta Pretoria, Aosta. Si chiude drammaticamente l'eroismo dei Salassi. Vennero tutti deportati come schiavi in 44.000. Una stele curiosa Aosta recita: in onore di Cesare dai Salassi Incole. Quindi Incole vuol dire cittadini, allora qualcuno si salvò, ma forse fu solo un escamotage dei Romani per coprire la loro estrema crudeltà. Comunque, per molti secoli i Salassi poterono considerare la loro valle una casa sicura. E come non ritrovare tutto questo, ad esempio, nell'architettura della Val d'Aosta, solida nella sua originalità? Le antiche case testimoniano un'edilizia sommatoria di millenarie esperienze anonime, mai cristallizzate in un'estetica fissa, dice Caballo. Le abitazioni alpine sono espressione del misterioso dialogo tra pietra e legno, frase di Balzola, incisore della montagna valdostana di cui riporto qualche disegno, e testimoniano vita, solitudine, amore. Non sono case caverna o fortilizio, no, sono arche sopravvissute nel tempo, Rascard Vascelli, santuari. Ma così è anche il carattere coraggioso dei valdostani. Scrivono Calì e Cappa in un libro Valdostani: quando pensa alla sua terra, al valdostano vengono gli occhi lucidi, il volto assume un'espressione intensa, la voce si inclina, è il mal di pays. E il valdostano, molto restio a vargare i confini della sua piccola terra, riesce ad avere nostalgia della Val d'Aosta, anche quando sta ancora lì. E tutto questo lo troviamo ancora oggi, questo cuore antico, nella valle, contagia tutti: gli alpinisti sulle vette fino all'estremo sacrificio, i turisti affascinati dai silenzi, dai canti dei torrenti, e chiunque vi transiti appena durante i viaggi e si stupisca vedendo improvvisamente spalancarsi scenari mozzafiato. La valle sta lì, millenaria, ma sembra ogni volta muoversi verso il viandante, fino a imprimersi nella fisicità di chi la guarda. Quando dunque passate nella Valle d'Aosta, ricordate i Salassi. Grazie di avermi ascoltato e se qualche playlist vi interessa, continuate a stare con me.